Amici che ci state guardando, ci è venuta a trovare oggi il prefetto di Rieti, Giuseppina Reggiani, benvenuta. Buonasera a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito, il suo prezioso tempo ci ha dedicato. Lei è arrivata a Rieti il 23 luglio quest'estate. Sì, sì. E ha voluto come prima cosa visitare i territori colpiti dal terremoto. Come prima visita, se non ricordo male, a Cumoli. Sì, esatto. Prima impressione. Devo dire che è stato la mia prima uscita a pochissimi giorni dall'insediamento, proprio perché ci tenevo di rendere testimonianza in zone così colpite, così sofferenti, così ancora piene di dolore, per cui come primo atto ho voluto deporre una corona sul monumento che ricorda purtroppo i morti che ci sono stati ad Accumoli. Poi sono stata ad Amatrice e ho fatto la stessa cosa anche lì, dove ho percepito molto ancora il dolore per la perdita di una persona cara, il dolore per la perdita però anche di quello che era i propri punti di riferimento in una vita, che sono fatti da una casa, da oggetti, dalla piazza, dal luogo nei quali ci si incontrava e che purtroppo non ci sono più. Ha avuto delle richieste particolari, vista la carica che ricopre dagli Ma abitanti? Ma le dirò, io ho l'abitudine di incontrare le persone, di parlare con tutti e di girare molto il territorio, e questo è quello che mi sono ripromessa e che sto facendo, per cui giro molto nei comuni, saluto e parlo con le persone, con i sindaci ovviamente per temi istituzionali e con le persone più semplici che magari chiedono e io volentieri li ricevo, e mi rendo conto che a volte, specie chi è stato provato da traumi così forti, molto spesso ha innanzitutto necessità di trovare ascolto, di trovare qualcuno che li ascolti, li rappresenti e cerchi soluzioni insieme con loro in quelle che sono purtroppo delle realtà e dei momenti che attraversano in tutte le fasi che sono state prima, diciamo, quella connessa all'emergenza, per cui il soccorso. Allora, ecco, diciamo, in quella fase si ha l'impressione di essere comunque al centro dell'attenzione, perché ci sono tante componenti della società civile e non solo, che ti sono vicine e ti aiutano. Poi il tempo passa e lì forse è il momento più delicato, perché oggi che siamo a 2 anni dai tragici fatti che hanno colpito quelle aree, obiettivamente queste persone hanno bisogno di coraggio, hanno bisogno di vicinanza e di soluzioni concrete ai loro problemi, che molto spesso hanno solo un nome: ricostruzione, che è un processo purtroppo molto lento, molto lungo. Ricordo una cosa che sembrerà stupida, ma solo se noi oggi andiamo all'Aquila troviamo i cantieri. Siamo quasi a 10 anni dal terremoto dell'Aquila, per cui ci vuole coraggio, ci vuole determinazione e però ci vuole anche la consapevolezza che i tempi sono necessariamente dilatati. Non si può ricostruire com'era e dov'era dall'oggi al domani. Ci vuole un pensiero alto, ma che ripensi ovviamente l'urbanizzazione di un centro, ma soprattutto ci vuole molta molta pazienza, però determinazione. E questo devo dire che mi ha colpito, perché le persone che io ho incontrato, forse perché mi passi il termine montanare, sono persone radicate nel territorio, sono tenaci, molto attaccate, abituate alla sofferenza, perché chi vive in montagna ha un ambiente spesso ostile col quale dall'aspetto meteorologico in poi deve confrontarsi, per cui sono abituati a lottare e non mollano, e questa è la cosa più bella. Questa è la cosa che ha notato di più, sì. Diciamo, la tenacia e anche la dignità delle persone. Soprattutto, soprattutto. E veniamo a Rieti, lei ha dichiarato: sono orgogliosa di essere a Rieti, come sì, primo, verissimo, come verissimo. Sua prima dichiarazione. E poi pian piano, da quest'estate in poi, ha visitato i luoghi sì, principali, sì. E anche poco fa, fuori onda, mi diceva che si è innamorata di questa vero, città. Poi la vediamo, insomma, che gira, sì, osserva. Certo. Perché si è innamorata di questa città? Cosa Guardi, le piace? Le dirò con molta
con molta umiltà, io non ero mai stata a Rieti, pur abitando a Roma, avendo diciamo fatto la gran parte della mia vita, trascorso dagli studi in avanti la mia vita a Roma, non ero mai stata a Rieti, pur essendo così vicina, in fondo un'ora e un quarto si arriva, un'ora e venti, pochi chilometri. E quando sono venuta qui ho cominciato, come giustamente diceva lei, a guardarmi intorno, a girare. L'impressione che ho ricavato e che tuttora è in me è che Rieti sia uno scrigno con dentro delle gioie bellissime, dei tesori, però è chiusa. Allora bisogna aprirla e mostrare a tutti la bellezza di Rieti, perché è veramente un territorio fantastico, dalla, diciamo, l'aspetto naturalistico a quello religioso, il forte misticismo. Io poi sono particolarmente legata a San Francesco, mi sono sposata ad Assisi e il celebrante del mio matrimonio era un generale dei granatieri, compagno d'armi di mio papà, che prese i voti e divenne appunto frate all'indomani della pensione, per cui mi aveva visto crescere piccina. Questo è uno dei tanti motivi che mi lega a Francesco, a quello che è la Valle Santa che si respira qui e a tutto quel clima di grande disponibilità e accoglienza che io invece ho trovato qui. Tutto questo mi ha fatto veramente innamorare di questi territori. Poi ripeto, le bellezze sono sotto gli occhi di tutti, per cui dalle passeggiate sul Velino che faccio la mattina con il mio cane che adora farsi il bagno nonostante sia gelida l'acqua, temeraria, però insomma andiamo insieme lungo il fiume che è di una bellezza, ecco, l'acqua è una grande risorsa che c'è qui. Bellissima. Anche per questo forse ha deciso di restare proprio stabilmente a Rieti, lei non fa avanti e indietro con Roma. Io vivo qui e sono molto contenta, devo dire che della mia famiglia appunto il cane mi ha seguito, per cui almeno qualcuno della famiglia c'è, ed è un territorio che amo molto e che ama molto anche la mia famiglia, che il fine settimana mi raggiunge, per cui non sono io che vado a Roma. Stanno innamorando anche loro. Si stanno innamorando anche loro. Io ho due figlie e anche mio marito quando può fa una scappata, viene, perché effettivamente è una città proprio deliziosa. Poi il fatto che ci siano ancora le mura, bellissima, la famosa città murata, una delle poche che esistono ancora, è veramente incantevole, per cui io quando parlo con amici, conoscenti, dico sempre venite a Rieti perché è una delizia. Fa da promozione, sì. Da promoter. Bisogna, grazie, abbiamo superare un po' le difficoltà che sono, ahimè, connesse con le infrastrutture. Che, beh, anche territori, proprio come è posta la città. Sì, purtroppo sono un po' uno dei punti dolenti di questo territorio, le infrastrutture. La Salaria è una via di comunicazione che peraltro risente un po' della vetustà e un po' forse di una, diciamo, necessità di mettere insieme più, diciamo, più aspetti che consentano anche una visione un po' più ampia per una magari migliore distribuzione delle infrastrutture, sperando sempre in qualche finanziamento che ci aiuti, perché sicuramente le infrastrutture e dunque una buona viabilità consente poi un maggiore sviluppo, un flusso turistico e tutto l'indotto che questo porta con sé, perché obiettivamente una delle criticità che ho riscontrato è quella riferita alla crisi economica che patisce questo territorio un po' come tutto il territorio nazionale, per cui direi che non è una caratteristica esclusiva di questa parte della italiana, è semplicemente che obiettivamente Rieti e tutta la provincia di Rieti, proprio per le condizioni, diciamo, geografiche che la caratterizzano, ha questo tipo di, diciamo, di sofferenza che va in qualche misura aiutata, assolutamente. Gli altri punti che ha individuato da sviluppare, per esempio il lavoro, le incontra spesso, sì, le parti sociali, appunto, certo, insomma, le parti la vediamo sociali, molto sì. Impegnata. Io credo che sia necessario trovare sempre e comunque occasioni di sviluppo, non è semplice, è difficile, ma torniamo al discorso di prima, investire. È anche vero però che se io ho delle buone infrastrutture
ho una maggiore attrattività del territorio. Certo, la crisi industriale che c'è stata ha segnato anche questo territorio, mi riferisco al polo industriale ovviamente, però segnali di crescita, di sviluppo, comunque già ci sono in nuce. Dobbiamo solo insistere su questo e creare sempre e in ogni momento occasione di sviluppo. Aprire le porte, come sì, dice sempre anche il nostro aprire ministro. Le porte, cose che io abbiamo faccio. Abbiamo le mura, ma abbiamo anche le porte. Quindi. Sì, devo dire che io nel mio piccolo cerchiamo di farlo anche realmente, aprendo per esempio il palazzo che quella abito. È un'iniziativa di cui mi farebbe piacere parlare. Come no, molto volentieri. È un palazzo cinquecentesco, bellissimo. È il palazzo del governo che io anche nel solco diciamo di chi mi ha preceduto e della, diciamo, della volontà dell'amministrazione dell'interno cerco di avvicinare al territorio, dunque ai cittadini, con questa iniziativa. Ogni terza domenica del mese ci sono visite guidate gratuite aperte alla cittadinanza. Ci sono delle risorse del luogo che volontariamente ci aiutano, sia sotto l'aspetto, diciamo, della illustrazione architettonica, culturale, storica di queste bellissime sale che sono la parte di rappresentanza dell'alloggio del prefetto, sia come intrattenimento musicale, perché ci sono dei giovani che suonano, qui c'è anche una forte tradizione sì, e vocazione di artisti e di musicisti, e per cui c'è una parte musicale. E devo dire, abbiamo iniziato ad ottobre, la terza domenica del mese, e io sono stata molto colpita perché ho visto tanti giovani, circa una cinquantina, contenti che con il passaparola avevano saputo di questa iniziativa, che io mi auguro veda sempre più, diciamo, persone che vogliano venire a vedere com'è il palazzo del governo, cosa c'è dentro. Perché sono anche qui di nuovo dei tesori che è bene aprire alla fruibilità del territorio. Anche per avvicinare le istituzioni, no? Perché altrimenti sembra che uno è radicato nel palazzo. Questo lo facciamo in particolare nei confronti, l'ho già fatto, anche qui è un progetto che porto avanti con il dirigente provinciale scolastico, riferito ai bambini. Per cui sono venute delle classi elementari, due quinte, e allora, come fosse, diciamo, una giornata della legalità, abbiamo spiegato chi era il prefetto, cosa fa il prefetto, che cosa si fa dentro un palazzo come quello, oltre naturalmente ad avere poi il momento culturale, per cui gli abbiamo certo, spiegato gli affreschi, la sala del camino, e poi quando mi sono congedata dai bambini e li ho lasciati, diciamo, alle mie colleghe che illustravano altre parti, gli ho detto: se siete buoni il prefetto vi offre la merenda, e quello è stato un successone per cui devo dire che i bambini felicissimi in questa sicuramente sala, tornati a casa dicendo: il prefetto ci ha offerto la merenda. Offerto, no, però la merenda che poi sono patatine e Coca-Cola, niente di assolutamente che. Per avvicinare l'istituzione, però per far capire il concetto esatto, della legalità che deve esatto, passare dai bambini in avanti. E poi l'altra iniziativa che sto curando è rivolta a una fascia che mi sta particolarmente a cuore, sono gli anziani, perché è una grande fragilità che loro hanno, e molto spesso sono vittime di reati che sono veramente spregevoli, perché colpiscono una fascia così debole, sono le truffe agli anziani. Allora, sempre più spesso purtroppo assistiamo a questi spregevoli comportamenti, che poi sono proprio dei reati. Allora, approfittarsi di una persona anziana dicendogli: se mi dai dei soldi tuo figlio non avrà la multa, se mi dai dei gioielli tuo figlio non andrà in prigione, significa incidere sulla emotività e sul lato affettivo di persone comunque già di per sé fragili. Purtroppo quello che noi riscontriamo è che molto spesso queste persone vittime di questo brutto reato non denunciano perché si vergognano, per si sentono
No, si vergognano proprio, cioè si sentono colpevoli di essere cadute nel trappola, nel tranello, e questo non va bene. Allora, anche qui con i centri anziani ho diciamo, progettato insieme con le forze dell'ordine e con l'ABI delle giornate formative in prefettura, di nuovo, per cui facendo venire queste persone in prefettura e spiegando loro quali sono gli strumenti, le azioni, gli atteggiamenti, i comportamenti da tenere in casi come questi, con il duplice scopo di prevenire e soprattutto di evitare il diffondersi di una così spregevole illegalità. Allora, il suo curriculum non lo illustro tutto. Bene. Non è nostra intenzione, però questo lei mi ha detto che è il suo terzo incarico da prefetto, sì. Il primo in sede. Sì. Ecco, ce lo illustri perché non tutti capiscono che cosa vuol dire e come si arriva anche a ricoprire la carica di prefetto. Diciamo che si accede alla carriera prefettizia per pubblico concorso. È un concorso molto impegnativo, sono 4 scritti, la conoscenza di una lingua, più c'è l'orale su diverse materie. C'è un periodo formativo molto lungo, attualmente sono addirittura 2 anni che si fanno nella scuola formativa, che è la scuola di formazione dei prefetti, e poi si viene assegnati nelle varie sedi, nei vari uffici che possono essere territoriali come le prefetture per l'appunto, piuttosto che centrali come il Viminale o altri incarichi a livello centrale, ministeriale. Naturalmente lo svolgersi della carriera è fortemente piramidale, per cui ci sono degli step. Poi con il grado di viceprefetto si accede alla fine alla nomina a prefetto, che avviene con delibera del Consiglio dei Ministri, per cui è un atto su proposta del Ministro dell'Interno che viene assunto dal Consiglio dei Ministri, proprio perché il prefetto è il rappresentante del governo, per cui è incardinato, come dicevo, nel Ministero dell'Interno, nelle prefetture, ma rappresenta il governo nel suo insieme, per cui è sicuramente una carriera bellissima che io veramente consiglierei a tutti, perché è fatta di 1000 sfaccettature, di 1000 aspetti. Io ho iniziato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dove sono stata molti anni, nel legislativo, nel coordinamento, e mi sono occupata di tanti aspetti, dal drafting normativo agli accordi di cooperazione internazionale, piuttosto che un altro periodo l'ho fatto al Gabinetto del Ministro, poi sono stata in Prefettura a Genova, insomma una carriera molto varia. Molto varia, e per questo dico molto bella, cioè non ci si annoia. Ecco, ah, quello è poco, ma sicuramente no. Bisogna avere buona volontà, rimboccarsi le maniche, perché da noi il lavoro non manca mai. Ah, quello, anche quello è poco massivo. Prima di Rieti, da dove viene? Appunto il Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'Interno mi avevano assegnato in Calabria, in un comune sciolto per mafia, dove facevo il commissario insieme con altri 2 colleghi. Allora, ci siamo fatte una chiacchierata un po' anche tra donne, confidenziale, sì, sì. Non so se è troppo personale, però le volevo chiedere, da donna che ha ricoperto incarichi dirigenziali, certo, come quello di adesso ovviamente, ha mai avuto delle discriminazioni da colleghi? Spesso lavora con, certo, uomini, come insomma. No. Assolutamente no. Mai successo che nessuno abbia avuto poca stima di lei, no, in quanto donna? Mai, assolutamente non mi sono mai sentita discriminata per essere donna. Devo dire che la mia è una grande amministrazione, tanto per incominciare perché abbiamo lo stesso stipendio, sia i maschi che le femmine. E meno male, mi pare fondamentale. Abbiamo un accesso veramente importante, perché se guardiamo gli ultimi concorsi addirittura l'elemento femminile supera quello, quindi le quote rosa sono numericamente i maschietti. Nella mia carriera, che chiaramente risale a molti anni fa come inizi, non ho mai avuto nessun tipo di problema. Prediligo ovviamente gli ambienti misti, ma ho lavorato benissimo con capi di gabinetto. I miei penultimi incarichi era il Gabinetto del Ministro, ho avuto capo di gabinetto sia uomini importanti, punti di riferimento dell'amministrazione, sia donne che poi
Una in particolare è andata a svolgere il suo incarico a Milano come prefetto in sede, per cui ripeto, da noi discriminazioni proprio e no. E neanche rivalità femminili ha avuto? No, devo a dire meno no. Che abbia percepito. No, insomma. Assolutamente. Ho sempre cercato di instaurare un clima collaborativo, dettato soprattutto, ecco, da molta umiltà, perché io ritengo che oggi si possa imparare da tutti. Allora sta in noi metterci all'ascolto dell'altro, avere un atteggiamento umile, collaborativo e soprattutto cercare di rubare con gli occhi tutto il mestiere dei nostri colleghi più grandi e più avanti in carriera di noi, perché sono degli ottimi maestri, però ci vuole pazienza anche lì. Ci vuole pazienza e ci ha detto, mi ha detto che non vuole essere chiamata prefetta, perché no. Prefetto, sindaca, ministra, no, cioè, perché io ho vinto un la carica concorso da prefetto, perché ho chiesto, sarò anziana, non lo so, ho forse chiesto prima antico, come preferisce, basta, non voglio né dottoressa né eccellenza, che non mi piace, prefetto, facile. Quindi, niente, è facile, semplice, come semplice. È sempre stato, perché poi la parità certo. Non si vede certo da quello, quindi il prefetto. Allora, ringraziamo per il suo tempo prezioso che ci ha dedicato, il prefetto Giuseppina Reggiani, le auguriamo buon lavoro, grazie per quello che sta facendo e speriamo di vederla qui. Come anche no. Altre volte, magari per iniziative molto, che ci vuole con molto piacere, illustrare. Con molto piacere. Grazie di nuovo. Grazie a tutti voi. E grazie a chi ci ha guardato.